Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare l'esercizio numero 8 del mio metodo avanzato sullo slap. Vai a dare un'occhiata a mio lavoro, troverai il link qui sotto se ti interessa. Allora, partiamo con un re in cui suoniamo con il thumb il re, poi strappiamo il re acuto e poi mettiamo un altro colpo in thumb ma in ghost note. Dopo ci spostiamo, sfruttiamo anche il fatto di suonare la ghost note per spostare già la mano verso il do al tasto 10 della corda di re. Qua andiamo a fare un emmeron fatto con il thumb do re e strappiamo il fa. La stessa tecnica la riportiamo poi sul sol, sol la do, quindi do sol, nota d'arrivo fa, nota d'arrivo do. Arriviamo fin qua. Perfetto, adesso spostiamo la mano e andiamo a fare il quarto quarto. Qua abbiamo questa tecnica. Thumb, emmeron, ghost, ghost. L'abbiamo già vista in passato, già nel metodo Easy Slap. Qua andiamo a inserirla in un groove. Quindi io conto 4. 2, 3, 4. Il difficile è proprio fare questa emmer sull'ottava senza pizzicare. Vedi che io mentre ricarico il pollice, adesso l'ho fatto con l'anulare, se no anche col mignolo va benissimo. Puoi portarlo su di velocità questa cosa. Andiamo a fare la prima battuta. Questo re qua è l'inizio della seconda battuta, che è inizialmente simile, però qua poi vado, rimango qua sotto e vado a mettere simile a quello che ho fatto nel quarto quarto prima, ma sul sol. Quindi thumb sul sol, emmer sul sol ottava, thumb ghost, pluck ghost. Dopo vado a cambiare la mia tecnica e con le dita arrivo sul La acuto al tasto 14 e metto il Sol al tasto 12. Questo è difficile proprio perché io ho il pollice e il braccio impostato per fare lo slap. Devo cambiare per andare a fare il finger. Questo però darà anche come timbro, timbricamente, un colore diverso, interessante. Andiamo a vedere solo una seconda battuta. Benissimo, e poi si riparte. Proviamo a fare tutto l'esercizio molto lento. E poi ripartiamo. Spero che questo video ti sia utile, ti sia da spunto per appunto approfondire la tua tecnica di slap. Scrivimelo qua sotto nei commenti e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie, ciao, a presto.